concorsi e ricorsi, ma oggi i rimpianti sono tutti biancazzurri. Di questi tempi, lo scorso anno all'Adriatico, il Pescara riuscì con Mussi, in pieno recupero, ad acciuffare un pareggio che sembrava insperato. Ed è finita 2-2 anche ieri, ma ad Arezzo è a ruoli invertiti. Di qui il comprensibile disappunto di Maurizio Sarri. Commentiamo questo risultato positivo a conti fatti perché ottenuto su un terreno infido, ma grande rammarico alla fine. Grande rammarico, grande rabbia, è chiaro, perché dopo 20 minuti in cui non abbiamo fatto bene e dopo abbiamo fatto 70 minuti di buon livello, dopo il vantaggio abbiamo dato la sensazione che la partita era finita, perché loro non davano più segnali di pericolo e noi potevamo gestire la palla alla difesa altissima nella metà campo avversaria quasi sempre. Gautieri dal primo minuto in luogo del talentuoso Vellucci, per contro spazio al tridente Antonini, un ex abruscato Floro Flores, in avvio sostanziale equilibrio. Ma il Pescara comunque ci prova, azione corale, nono minuto, cross di Gautieri e grandissimo intervento di Carrozzieri che in acrobazia pulisce l'area anticipando Cammarata. L'Arezzo risponde al 19°, punizione calciata dall'abruzzese di Donato, testa di Floro Flores, Tardioli non si fa sorprendere. Quel che invece accade a Pesaresi, siamo al 29°, lancio illuminante a tagliare il campo del solito di Donato, Antonini prende il tempo al difensore biancazzurro, entra in area e con un tocco morbido infila Tardioli in uscita. Un colpo che il Pescara impiega qualche minuto ad assorbire. L'11 di Sarri si allunga concedendo troppo soprattutto ad Antonini, sinistro dal limite, Tardioli sventa con sicurezza. Momento difficile dunque, ma biancazzurri tutt'altro che arrendevoli al 40°, il gol del pareggio. Tognozzi efficace, prezioso in fase di interdizione, un tocco e via, Cammarata per Bonfiglio, tiro violento, Bressan respinge, Tognozzi bravo e fortunato nel trovare il tap-in vincente. 1-1. Appena un minuto più tardi, sulle ali dell'entusiasmo, Pescara vicinissimo all'avvantaggio con Vigna, destro a giro, Bressan sorpreso ma salvato dal montante. Ripresa senza dubbio più vivace. Dopo 10 minuti Di Donato ispira a Bruscato che spreca tu per tu con l'estremo biancazzurro. Non passa neanche un giro di lancette, punizione sbagliata di Pesaresi, gran controllo, spalle alla porta e delizioso interno destro ad incrociare di Carmine Gautieri. Sicuramente sono contento per il gol, perché ci tenevo a tornare. Colgo anche l'occasione per dedicare questo gol al ragazzo degli esordienti del Pescara che settimana sono andato a trovarlo io e altri miei compagni all'ospedale, che si chiama Marco Pedico. Ci tengo veramente tantissimo a dedicargli questo gol. Il vantaggio scuote il match, la reazione dei toscani è rabbiosa, il numero uno pescarese insuperabile, ci prova Di Donato, doppio intervento prima del goffo tentativo di Abruscato che poi rifinisce per Roselli, fermato in uscita dall'ottimo Tardioli. Nel frattempo Sarri opta per l'ingresso di Jadid in luogo di Bonfiglio, l'11 biancazzurro prova anche a sfruttare gli spazi che si aprono alle spalle dei centrocampisti aretini. Quel che manca è un pizzico di cattiveria in zona gol, bravo ma egoista Cammarata che al 27 ignora Jadid in splendida solitudine. Alla mezz'ora Matteini, sostituto dell'ex veronese, ruba palla a Beati, elude Conte ma trova sulla sua strada un gigante, Morris Carrozzieri. Insomma, il gol della sicurezza non arriva, pur tuttavia il controllo della partita è pressoché totale, nulla ma proprio nulla da segnalare sino al secondo minuto di recupero, quando da un rilancio di Mirko Conte nasce l'isperato pareggio di Floro Flores. Lo scugnizzo napoletano beneficia di un rimpallo, tutti in trincea, nessuno esce a dar fastidio all'ex perugino che prende la mira e rovina così la festa all'11 di Sarri. Finale dunque amaro, beffardo, ma forse per una volta vale la pena andare decisamente oltre.